persone oggi vivono nell'inganno, nell'ipocrisia, nelle religioni. Tanti vanno a messa, vanno a fare le loro preghiere davanti alle statue, ai santi, alle madonne, agli idoli di pietra che non hanno vita, pregano davanti agli idoli, ma non si convertono, non vogliono lasciare il vizio, l'alcol, il fumo, i giochi d'azzardo, l'adulterio, non vogliono lasciare la pornografia, e poi vanno messa davanti alle statue, davanti ai preti, davanti alle madonne di legno che non vi salvano. L'unica salvezza è Gesù. Amen. È Gesù. Amen. E tu ti devi convertire. C'è solo una via. Convertirsi a Gesù Cristo. A cosa ti serve andare a messa la domenica e poi tutti i giorni continui a peccare? Vai ai bar a bere birra, vino, whisky, limoncino, fumi, dici le bugie, le parolacce, guardi film indecenti, film sporchi, guardi le donne degli altri e poi vai a messa, non serve a niente, tu così vai all'inferno, io te lo dico per amore. Oh, allora tu hai bisogno di Cristo, tu hai bisogno di pentirti, alleluia. Tu hai bisogno di convertirti, tu hai bisogno che il tuo cuore di pietra cambi. Questo è il Vangelo. Gesù vuole cambiare il tuo cuore. Alleluia! Cristo vuole cambiare il tuo cuore. Questa è la verità. Questa è la via per il cielo. Io prima vivevo nel peccato. Mi ubriacavo, rubavo, bestemmiavo. Ma Cristo mi ha cambiato, alleluia. Amen. Questo è il Vangelo, un cambiamento di vita, una purificazione del cuore, dell'anima, una rinascita, gloria al Signore. Gesù Cristo dice nel Vangelo, cari della Sicilia, Gesù Cristo dice che se noi vogliamo entrare nel regno dei cieli, gloria a Dio, dobbiamo nascere di nuovo. Bisogna nascere di nuovo. Sapete cosa vuol dire questo? Nascere spiritualmente. Rinascere, che tu non sarai più un peccatore, sarai un uomo di Dio. Non sarai più un malvagio, un ribelle, un giallo, un ladro, un delinquente, un mafioso, un prostituto, una prostituta. Avrai la luce di Gesù, pensa noi nel peccato, vai all'inferno a soffrire nel fuoco. Non c'è un purgatorio come gli dicono gli demoni. Il purgatorio non esiste, il purgatorio è una menzogna. Il purgatorio è una favola che ha inventato il Vaticano nel Medioevo. Chi vive lontano da Cristo, ascoltatemi, chi vive lontano da Gesù, se muore va all'inferno, alla genna di fuoco, ai tormenti, alla perdizione. Ma chi si pente, alleluia, chi si converte a Gesù Cristo e chiede perdono al Padre che è nei cieli. Alleluia. Alleluia, perché dobbiamo chiedere perdono al Padre. Cari di Gela, per i nostri peccati dobbiamo chiedere perdono al Padre, non al sacerdote, non al prete, non al bugiardo vestito di nero. Ma dobbiamo chiedere perdono a Dio. Alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Perché Dio è l'unico che perdona. Questo è il Vangelo. Ti devi abbandonare il peccato, le false tradizioni, le false credenze che ti hanno inculcato, alleluia, da bambino.
devi abbandonare l'ipocrisia, l'iniquità, per, alleluia, seguire Cristo. Alleluia, dobbiamo essere facitori della parola di Dio, dobbiamo essere fedeli alla parola di Dio, dobbiamo chiedere a Gesù che ci muovi. Gloria a Dio. Se ci aggrappiamo a Cristo con il cuore, con l'anima, Cristo si trasforma, Cristo ci illumina e ci libera dai vecchi peccati. Oh, alleluia, questo è il Vangelo. Quando noi ci aggrappiamo a Gesù, Gesù ci libera dai vecchi desideri. Come mi puoi dire tu che sei cristiano con la sigaretta in bocca? Come mi puoi dire tu che sei cristiano con le bestemmie o con i vizi o ubriacandoti? Come puoi dire che sei cristiano se hai l'odio nel cuore, se hai l'amarezza, il rancore, i cattivi pensieri? Come puoi dire di essere cristiano vivendo nel peccato? La Bibbia dice, cari di Gela, chi fa il peccato è dal diavolo. Chi vive nel peccato è dal diavolo. Tanti di voi dite che siete cristiani, invece non è vero, purtroppo. Siete dal diavolo, perché chi fa il peccato è dal diavolo. Tu non sei un cristiano vivendo nel peccato. Anch'io, prima che mi convertivo, non ero cristiano, vivevo nel peccato, mi ubriacavo, bestemmiavo, rubavo, non credevo alla Bibbia, non seguivo, non ubbidivo a Gesù, ero perduto. Eppure dicevo di essere cristiano, ma non era vero, non ero cristiano, ero un figlio del diavolo, come tutti quelli che vivono. Alleluia. Gloria a Dio. È influenzato dal diavolo. Vive nel peccato è schiavo del diavolo, ma Gesù Cristo è venuto a liberarci dal cielo. Alleluia, gloria a Dio. Gesù Cristo è venuto a liberare i prigionieri, e quando noi abbiamo fede in Lui, quando noi ci aggrappiamo a Lui, alleluia, quando noi ci pentiamo dei peccati, Cristo ci libera, Gesù ti vuole liberare dal peccato, dal buio, dal vizio, dalla droga, dall'alto, dai tuoi pensieri negativi. Gesù ti vuole liberare dai tuoi pensieri carnali, dai brutti desideri. Gesù ti vuole liberare